c'è un quadro che raffigura un bambino che piange e che secondo alcuni sarebbe in grado di scatenare devastanti incendi. È davvero possibile? Se venite con me, è di questo che parleremo oggi a Strane Storie, del quadro maledetto del bimbo che piange. No, non è questo. Neanche. Beatrice? Benvenuti, mi chiamo Massimo Polidoro e da tanti anni mi occupo di indagare fatti misteriosi e all'apparenza inspiegabili, ma come ben sapete spesso le apparenze ingannano. In questa nuova serie che vi aspetta ogni venerdì alle 13:30 e vi invito a iscrivervi subito qui sotto per non perdere nessuna puntata, affronteremo ogni volta una strana storia e cercheremo di andare a fondo per capirne la veridicità, come quella che riguarda la maledizione del bimbo che piange. Leggende paranormali riguardanti particolari quadri e dipinti circolano da sempre. C'è chi pensa che un ritratto che cade dal muro rappresenti un brutto presagio per la persona dipinta o fotografata. Altri si sentono osservati da certi quadri in cui gli occhi di chi vi è ritratto sembrano seguirci ovunque. Alcuni sostengono poi che certi dipinti possano animarsi o prendere vita, le figure possano battere gli occhi, sorridere o addirittura uscire dal quadro. C'è anche chi ritiene che certi quadri portino sfortuna o siano maledetti. Certamente grandi scrittori da Oscar Wilde a Stephen King hanno saputo raccontare straordinarie e incredibili storie di quadri inquietanti e spaventosi. Tuttavia, qualcuno pensa che dipinti in qualche modo posseduti possano esistere per davvero. Nel 2000 ha fatto molto parlare la vicenda di un quadro infestato messo all'asta su eBay, ma la storia più bizzarra e durevole è certamente quella del bimbo che piange. Tutto comincia il 4 settembre 1985, quando il Sun, uno dei tabloid più venduti in Inghilterra, pubblica un articolo intitolato L'infuocata maledizione del bambino che piange. Si racconta di una coppia, Ron e May Hall, che incolpa una stampa da 2 sterline raffigurante un bambino con 2 grossi lacrimoni sulle guance per l'incendio che ha distrutto la loro casa a Rotherham, nello Yorkshire. Un pentolino aveva preso fuoco in cucina e l'incendio si era velocemente propagato al resto della casa. Tuttavia, nonostante il piano terreno fosse uscito devastato dal fuoco, il quadro con il bimbo che piange fu trovato ancora al suo posto perfettamente intatto. Ciò che trasforma un banale incendio in una notizia di portata nazionale, però, è il fatto che il capo dei pompieri di Rotherham dichiara che altre volte è successo qualcosa di simile. Quadri di bambini che piangono escono pressoché illesi da incendi che distruggono case intere. È sufficiente perché nelle settimane seguenti il Sun venga invaso dalle lettere di persone che raccontano storie analoghe. Una donna del Surrey sostiene che la sua casa è stata distrutta dal fuoco solo pochi mesi dopo l'acquisto del quadro. Un'altra dello Yorkshire racconta che non solo lei, ma anche la cognata e un'amica hanno tutte subito incendi e tutte possedevano copie del bambino che piange. Una terza di Londra afferma di aver visto la sua copia del quadro dondolare da sola sul muro. In particolare stupisce la storia di un addetto alla sicurezza, tale Paul Collier, che aveva gettato la sua copia del quadro in un falò, ma quando era tornato un'ora dopo aveva scoperto che il quadro non aveva ancora preso fuoco. Iniziano a emergere nuovi particolari. Innanzitutto, i quadri non sono tutti identici. Si tratta sempre di stampe piuttosto kitsch vendute nei grandi magazzini inglesi a milioni di copie negli anni 60 e 70, raffiguranti tutte primi piani di bambini con grosse lacrime sul viso. Sembra che il dipinto che scatenò il fenomeno, quello della casa di Rotherham, fosse firmato da un artista italiano, tale Giovanni Bragolin. Si seppe poi che invece si trattava dello pseudonimo di un pittore spagnolo, Bruno Amodio, che si faceva chiamare anche Franco Seville. Personaggio tuttavia sconosciuto alla critica spagnola e impossibile da rintracciare. Dopo averla lanciata, il Sun, che è un giornale che si trovava al centro di un'aspra lotta con la concorrenza per mantenere il predominio nelle vendite,
cavalcò la storia per oltre un mese, intervistando satanisti, occultisti alla ricerca delle più improbabili spiegazioni paranormali. Trovò anche uno studioso di folklore, Roy Vickery, pronto a dichiarare che magari il pittore aveva maltrattato il bambino ritratto per farlo piangere. E forse, aggiunse Vickery, tutti questi incendi sono la maledizione del bambino, il suo modo per avere vendetta. I pompieri del South Yorkshire Fire Service, inondati di richieste da parte di persone che possedevano il quadro ed erano rimaste spaventate dagli articoli del Sun, furono costretti a rilasciare una dichiarazione ufficiale. Affermavano che non era mai stato trovato nessun reale collegamento tra gli incendi e il quadro. Il capo di visione, Mick Reilly, spiegò anche che del quadro ne erano state vendute centinaia di migliaia di copie solo nello Yorkshire, regione che sembrava essere al centro del fenomeno. Pertanto non doveva sorprendere se in alcune delle case colpite da incendi si trovassero anche copie del quadro in questione. Si tratta di coincidenze, aggiunse Reilly. Gli incendi non nascono dai quadri, ma dalla negligenza e dalla distrazione delle persone. Sigarette accese gettate sul tappeto, pentolini lasciati troppo a lungo sul fuoco, cavi elettrici danneggiati e stufette appoggiate sul letto si erano infatti rivelate come le cause più comuni degli incendi di cui avevano parlato i giornali. Quanto a quelle copie del dipinto che sopravvivevano agli incendi, spiegò infine Reilly, dipende dal fatto che sono stampate su pannelli duri a base di legno, trattato, molto difficile da bruciare. Kevin McKenzie, direttore del Sun, capì che era venuto il momento di darci un taglio. Dopo l'ennesimo incendio attribuito al quadro, ebbe un'idea per un ultimo colpo di teatro. Dichiarò in prima pagina: basta così gente, se siete preoccupati per un quadro che raffigura un bambino che piange appeso in casa vostra, speditecelo. Provvederemo noi a distruggerlo e a farla finita con questa maledizione. Arrivarono oltre 2500 dipinti e McKenzie li fece bruciare in un grosso falò in campagna. Fu una trovata pubblicitaria, come dimostra anche il fatto che il servizio sul giornale ritraeva una bellezza locale, Sandra Jane Moore, con cappello da pompiere e un abitino attillato, mentre gettava qualche dipinto nel mucchio. Tuttavia ebbe l'effetto di spegnere l'interesse dei tabloid per la storia del bambino che piange. Con il tempo però, anziché essere dimenticata, la storia si è trasformata in un'autentica leggenda metropolitana dalle infinite variabili. Oggi su internet è facile trovare chi sostiene che se lo si tratta bene il quadro porta fortuna, oppure altri che affermano che se si appendono vicini un quadro con un bimbo che piange e uno con una bimba che piange, la casa sarà protetta da ogni pericolo. Alla fine è arrivato anche qualcuno che racconta di avere scoperto le origini della maledizione. Tale George Mallory, docente in pensione e insigne studioso dell'occulto del Devon, sarebbe riuscito a rintracciare Franchot Seville, il misterioso pittore del quadro originale. Costui gli avrebbe raccontato che il bimbo ritratto era un monello di strada, muto, con lo sguardo sempre triste. Dopo aver dipinto il quadro, un prete che vide la tela riconobbe il bambino. «Si chiama Don Bonillo», disse, «ed è un orfano, i suoi genitori sono morti in un incendio. Ti prego però, stagli lontano, ovunque vada scoppiano incendi. Al suo paese lo chiamavano El Diablo». Seville ignorò l'avvertimento del prete e adottò il bambino. I quadri vendevano bene, ma un giorno lo studio fu distrutto da un incendio. «Colpa tua!» gridò il pittore al bambino, che fuggì via, in lacrime ovviamente, e non fu mai più rivisto. Ma storie di incendi provocati dai quadri di Seville iniziarono a circolare in tutta Europa, rendendo impossibile al pittore vendere il suo lavoro e riducendolo così sul lastrico. Alcuni anni dopo, vicino a Barcellona, un'auto esplose in un incidente. Il guidatore, consumato dal fuoco, era irriconoscibile, ma alcuni documenti trovati all'interno dell'auto riportavano il nome del defunto, un 19enne di nome Don Bonillo. Inutile dire che il George Mallory che racconta questa storia non esiste, così come non è mai esistito il bambino detto El Diablo. Ciò nonostante, proprio come il quadro che non vuole distruggersi, anche questa leggenda continua imperterrita a sopravvivere.
Eppure, dopo aver trattato qualche anno fa l'argomento sulla rivista Focus, un tassello alla fine è caduto al suo posto, rendendo questa storia molto meno misteriosa. Mi ha infatti contattato una persona che mi ha rivelato come il pittore dei bambini piangenti si chiamasse proprio Bruno Amadio, non Amo Dio, e non fosse spagnolo, ma italiano. Lo conoscevo bene, sono stato il suo vicino per 10 anni e dopo la sua scomparsa ho anche acquistato la sua casa con tutto quello che conteneva, mi ha raccontato Antonio Casellato di Trebaseleghe, vicino a Padova. Amadio era una persona meravigliosa, sempre allegro, sorridente, era un vero artista. Insegnava all'Accademia di Venezia e dipingeva in modo sublime. Possiedo diversi suoi quadri e sono bellissimi. Per questo mi dispiace che venga ricordato solo per i ritratti dei bambini che piangono. Era qualcosa che disegnava perché aveva un buon mercato e, per quanto sia bravo, un artista difficilmente vive nell'agiatezza. Dunque, visto che glieli chiedevano in continuazione e glielo ordinavano da tutto il mondo, lui i bambini piangenti li dipingeva, e come? Ma lo faceva malvolentieri e per questo li firmava sempre con uno pseudonimo, Bragolin. In realtà così si chiamava un suo zio che faceva l'attore nei varietà e gli aveva dato il permesso di usare quel nomignolo. Poi nel 1981, all'età di 73 anni, Amadio è morto per una malattia all'esofago e le leggende hanno iniziato a fiorire. Qualche tempo fa, ha concluso Casellato, è stato qui un giornalista svedese interessato a girare un documentario. Era convinto che Amadio fosse stato un bambino povero e che dipingesse sempre lo stesso soggetto nella speranza di salvare altri bambini dalla povertà. Ecco, ci tenevo solo a far sapere che Bruno Amadio era una persona vera e non il personaggio di qualche improbabile leggenda metropolitana. E dunque, una storia che sembrava dare credito addirittura all'idea di una terribile maledizione si è rivelata null'altro che una leggenda metropolitana. Ricordiamocene la prossima volta che qualcuno ci racconterà una storia incredibile dicendo «Te lo giuro, me l'ha detta mio cugino». Io sono Massimo Polidoro, vi invito a iscrivervi al mio canale e vi do appuntamento venerdì prossimo alle 13:30 per un nuovo episodio di Inquietanti Strane Storie. Ehi, ehi! Altri si sentono osservati da certi quadri in cui gli occhi chicchirichi. Un'altra dello Yorkshire racconta che non solo lei, ma anche la cognata è un'antica. Spaventate dagli articoli del Sun, furono costretti a rilanciare. A rilanciarla, dove la rilanciano? Sigarette accese gettate sul tappeto, pentolini lasciati troppo a lungo sul fuoco, cavi elettrici danneggiati e stufette appoggiate sul fuoco. Io sono Massimo Polidoro, vi invito a iscrivervi al mio canale e vi do appuntamento. Se volete approfondire, qui sotto trovate i link a libri, articoli e video dedicati agli episodi di cui vi ho parlato. Mi piacerebbe anche sapere che cosa ne pensate, lasciatemi quindi un commento. E se ci sono altre strane storie che vi piacerebbe affrontarsi nei prossimi episodi, ditemelo. Cercherò di accontentarvi. A presto!